Ci riprova il campione, ci ha preso gusto. Ha vinto. Di diritto, con la parola di diritto ritorna 200.000 euro di ghigliottina, di eredità alla sua ghigliottina. È talmente carico, c'ha già la cuffia. No. Da quando sto qui negli anni ho da spettatore, puoi mettere la tua cuffia, indossa la cuffia, sta carico, carichissimo. Allora, guarda, non ti voglio deconcentrare, dico solo una cosa con grande piacere, stasera all'ultimo appuntamento Massimiliano Gallo, applauso, l'avvocato malinconico, avvocato di successo, non di insuccesso. Di successo, di grande successo, la nostra grande fiction Rai, in bocca al lupo, un attore poi pazzesco, non lo conosco personalmente, prima o poi glielo dirò di persona. Vai Massi, e allora l'avvocato malinconico stasera, adesso cerchiamo di non essere malinconici perché c'è la ghigliottina, Marco, sì. Vado. Vada. Già cuffiato, è venuto. Vadi. Già cuffiato. Allora, prima scelta, sì. Fra fama, casa. Casa. Tu scegli casa, allora io dico ghigliottina. Bene. Sedia. Commedia. Commedia. Ghigliottina. Andiamo a 100.000 euro, dimezziamo purtroppo, casa, sedia, ora. Firma. Fermo. Firma. Ghigliottina. Casa, sedia, fermo. Grande Dante. Dante. Ghigliottina. L'ultima. La quinta. Porta. Finestra. Porta. Ghigliottina. Finestra. Casa, sedia, fermo, grande, finestra. Giocheremo per 12.500 euro un minuto da adesso. Marco, buona fortuna. Grazie. Poi fai come vuoi, potresti levare, potresti levare la cuffia, però se vuoi rimanere nello spirito del super campione, lo ricordiamo, Marco, ragazzo fantastico, ieri sera ha vinto, ci riprova, 12.500 euro, casa, poi sedia, poi fermo e anche grande, finestra, le cinque tessere del mosaico, manca poi la chiave di tutto là, la parola quella che ci fa festeggiare, quella che ci fa fare festa, quella che nelle sfide tra di voi, chat, ghigliottiniste, ghigliottinisti, twitteriste, twitteristi, li salutiamo, fate un applauso. Ci seguono dall'Italia, dal mondo, dal web. Twitter, Facebook, gruppi, la ghigliottina di qua, la ghigliottina di là. Grazie, grazie, grazie. E adesso
Ragazzi, sono la nostra forza, il nostro popolo, la nostra famiglia, la famiglia dell'eredità, poi c'è all'interno c'è la famiglia quella della ghigliottina, ghigliottinisti e ghigliottiniste. Marco, sì, ripensandoci, guardando con calma, dai, spiegaci. Ma non ho avuto lo scatto felino di ieri, quindi non ce l'ho avuto, hai visto che ho temporeggiato fino all'ultimo, quindi già quello è campanello. Però ti vedevo che ricontrollavi, guardavi, sì, adesso... Sì, ricontrollavo, perché ci sono diverse idee. Nessuno mi convince fino in fondo. Allora, sorridi, cioè, non c'è delle cinque parole una che proprio dici sì, sicuro è quella. Cioè, ci sarà, ma io non l'ho trovata, cioè, sicuramente c'è. Però... Ieri sera qual era quella che ti aveva fatto scattare? Filosofia. È vero, la filosofia del... È vero, tu a lezione di filosofia il professore diritto, poi quadra... poi è il tuo professore da ringraziare e salutare ancora una volta. Esatto. Vediamo un po'. Proviamo, per 12.500 euro tu hai scritto... Sai che non mi ricordo. No, sai che l'opera è bellissimo. Pensa sei vinto. Pensa sei vinto. No. Ho scritto immagine. Immagine. Perché fermo mi ha scatenato quella parola lì. Fermo immagine. E poi con finestra, l'immagine da una finestra. La sedia è... Ho in testa la sedia di Van Gogh. Potrebbe essere un'immagine, però molto generica, quindi non è certamente puntuale. Ma tuo nonno, ad esempio, non c'ha, che ne so, una sedia a dondolo, una cosa? Una sedia a dondolo, che tu sì. Torni a casa ed è quell'immagine. Sai che l'amava molto la sedia a dondolo, sì. Proprio mia nonna, vedi? Perché ci stiamo simpatici, abbiamo mille punti di contatto. Io ce l'ho ancora quella di mia nonna. Ah sì? Che bello. Che bello. Mi ricordo anche dei discorsi, parlando di sedia a dondolo, ma... Sì, ce l'aveva. Ed è una splendida immagine. Una splendida immagine. Vediamo, fermo immagine perfetta, una grande immagine. Beh, è generica, ma ci sta, grande immagine. O anche dice, quella scena di quel film è una grande immagine di quel secolo, di quell'epoca, della società. E l'immagine alla finestra è perfetto. Immagine a casa. Sì, però con casa è forse quella più debole. Già le altre sono debolucce, quella di casa è... Immagine di casa. Senti, ma è ora di cena. Se io ti... Tu come siamo messi ai fornelli? Me la cavicchio. No, tu con sto cavicchio, se te sei forte dappertutto. No, quelli bravi poi abbiamo imparato negli anni. Dicono me la cavicchio. No, quelli mi così si vantano. Mi garba anche mangiare, quindi. Allora, a quest'ora, buon appetito mentre preparate o già mangiate con l'eredità. Se io ti aggiungo riso. All'onda. All'onda, il riso all'onda. Onda. Però. Ma come? Riso all'onda di che? No, è Esiste il sorriso all'onda? Sì, riso all'onda. Come aspetta, come avete fatto il gesto? All'onda, bene. All'onda. No, è bello che stanno a fare il gesto così, che è la... Come con tradizione lui diceva rito, rituale, pur di non dirmi la parola, vi ricordo che la sera che era bicchiere ha detto e poi si beve con quella cosa nella mano, esatto. Che pur di non dirmi il bicchiere. Riso ed... amaro, non riso so. Amaro, perfetto. Vittorio Gaspar, la Mangano, capolavoro, ok. Sì. Ma... Visto che è stato a fare sto gesto riso all'onda, se sta nella padella il riso, io l'appiccicherei tutto al soffitto, ma tu che sei bravo, quindi il riso lo stai... Cuocendo, saltando. Sì, saltando. Oh, e siamo al gerundio. Sì. Adesso, siccome c'è il TG1, andiamo alla parola. Salto. E quindi faccio un salto a casa, guardare la ghigliottina e poi torno, amore. Fare un salto dalla sedia. Sì. Quando dite strafalcione, dice, e uno dice all'onda, quando io ho fatto un salto, il riso all'onda e io ho fatto un salto, questa è l'onda. Poi salto da fermo, quando eravamo ragazzi, no, anche con la corda, cioè, solo io sono vecchio, va bene. C'è un grande salto verde. C'è un grande salto verde. No, la canzone di Raff. Di tanti anni fa, un grande salto, pure fanno finta di non sapere. Ragazzi, dai. Dai, su, che mo chiama Alberto Angela. Non la conoscevo. Pompei, Ercolano, dai. Allora, stanno a fare quelli del... No, non ricordo, Raff, a parte che è meravigliosa la canzone, ma c'è anche il film Grande Salto con Tirabassi, Ricky Memphis, Caste da Paura. E poi, sapete che vi dico? O te mangi sta minestra, o fa il salto da... No, non saltate, guardate l'eredità, la parola è salto, che saltate? Voi saltate.